quasi paura. Di cosa? Di quello di cui tu vuoi parlare. Ah, oggi parliamo di un Geppetto chef. Sai cosa vuol dire? Un Geppetto chef. Che cucina col legno. Che cucina col legno, beh, insomma, non esattamente. Che ha delle idee in legno, ma cucina. Tra poco. Buona visione da... Denti fissi in un solo giorno? Sì, con la clinica Favero a Belluno e la tecnica All on 4. Denti fissi in un solo giorno. Clinica Favero a Belluno, in via Vittorio Veneto, Centro Millennio. Assicuratrice Valpiave. Bene comune. De Pian Salotti, fabbrica divani, poltrone, divani letto e poltrone relax. De Pian Salotti, produzione e vendita diretta a Foin di Feltre. I divani De Pian, veri gioielli che durano nel tempo. Benvenuti a tavola, ben ritrovata Joy. Oh, ciao, anche tu qua oggi, che sì. Storie, non credevo. Cara, passavo. Forti gli Alem. Forte. Senti, non ho capito l'apertura, di che si parla oggi? Oggi parliamo di Vanni. Saluta Vanni, te lo ricordi Vanni? Ciao Vanni. Anche ciao. Vanni potrebbe tornare a cucinare per Benvenuti a tavola. È vero? Sì. Preparati. Preparati. Oggi invece la ricetta dedicata a lui? Oggi è giovedì. Sì. Allora cosa facciamo oggi? Giovedì? Pesce. Maria. Svanzerotte. Gnocchi. Giovedì gnocchi. Con la polenta avanzata. Allora siamo nella settimana del svanzerotte. Del riciclo. Si dice riciclo? Sì. Triciclo. Ingredienti, taci. Polenta avanzata già fredda. Speck, verza, cipolla, taleggio, parmigiano, burro, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Dopo aver lavato le foglie di verza, elimino le coste più dure e le taglio a pezzettini. Taglio lo speck a striscioline. In una casseruola scaldo 2 cucchiai di olio con la cipolla e vi rosolo lo speck e la verza, mescolando di tanto in tanto. Li porto a cottura aggiungendo al bisogno poco brodo vegetale. Con un coppa pasta ritaglio dei dischetti dalla polenta. Li sistemo man mano in una pirofila imburrata, sovrapponendoli leggermente. Distribuisco sopra il sugo di speck e verza e dei fiocchetti di taleggio. Spolverizzo gli gnocchi con il grana. Sciolgo un po' di burro e lo verso sopra gli gnocchi facendolo scendere a filo. Li inforno a 200 gradi per 20 minuti o finché si sarà formata una bella crosticina dorata. Tempo di gratinare, Joy, il nostro piatto è pronto. Vi ricordo che questa settimana abbiamo fatto la settimana della rivisitazione del riciclo. In particolar modo i bellunesi amano cucinare la polenta e portarla spesso e volentieri in tavola quando avanza e quando siete tra virgolette stufi, perché mai lo si è, di portarla in tavola arrostita il giorno dopo, arrivano gli gnocchi. Dovevi dire che profumo! Che profumo! Volontaria. Sai cosa? Che è un piatto dietetico questo. Ma è freddo qua, adesso siamo quasi 20 gradi sotto zero e queste cose qua fanno bene. Eh sì. Wow, tornerò a ingrassare come un piccolo vitellino, puoi dirlo? Per fortuna. No, benvenuti a tavola. Noi ci rivediamo domani, quando alleggeriremo i toni, ma neanche più di tanto. Ciao Vanni, saluta Vanni. Ciao Vanni. Ciao. Arrivederci da...